Da un lato c'è la sfiducia dei cittadini che, sempre più numerosi, si appellano al web per scoprire presunte cure miracolose a lunga vita. L'85% delle persone cerca infatti informazioni sulla salute navigando su internet e il 59% ritiene che le notizie ottenute siano veritiere, anche se si tratta di vere e proprie bufale come il cioccolato dimagrante o la pianta salva tumore. Dall'altro lato c'è il senso di solitudine di istituzioni e professionisti, chiamati ogni giorno a recuperare con fatica credibilità. È in questo clima difficile e complesso che il convegno Come affrontare le domande di salute, voluto dalla Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria, ha riscontrato oggi un'altissima partecipazione, sia del mondo civile e delle associazioni che in quello del settore sanitario. 25 relatori tra sindaci e professionisti hanno analizzato nella sala convegni di Palazzo Cheope i crescenti bisogni di salute e risposte. Il territorio si impoverisce se non riesce a seguire l'evoluzione della medicina. La medicina evolve continuamente e l'organizzazione sanitaria deve andargli dietro, deve riuscire a progredire insieme alla medicina. Capisco il bisogno di sicurezza, l'attaccarsi a quello che si conosce, però se fossimo rimasti sempre attaccati a quello che conosciamo saremmo ancora all'età della pietra. Insomma, che dobbiamo, soprattutto oggi la medicina ci consente degli standard nuovi molto più elevati, e noi dobbiamo riuscire a portarli a Piacenza. I sindaci hanno chiesto che vengano garantiti i servizi a tutti i cittadini. Noi dobbiamo ovviamente fare nostre quelle che sono le preoccupazioni delle nostre comunità e ovviamente dialogare con chi per competenze si occupa della tutela della salute sul nostro territorio, perché si possono trovare delle soluzioni che effettivamente ci assicurino un buon livello di servizio sanitario non soltanto ora ma anche per il futuro. Questo risultato lo possiamo ottenere solo attraverso l'ascolto reciproco e il confronto continuo.